Che si cerca venendo qua? Condivisione, ecco, condivisione di idee, di esperienze fatte, cercare qualcosa di nuovo e spingersi oltre. 23 ospiti, alcuni famosi, altri no, ognuno di loro a disposizione dai 5 ai 14 minuti per salire sul palco e parlare della propria idea, magari innovativa, curiosa, rivoluzionaria, perché no? Che potrebbe cambiare il mondo o comunque migliorarlo, e da allora i racconti si accavallano così. La platea, quasi tutti giovani, può conoscere l'impegno di Florinda per Favara, la sua città. Il centro storico era molto degradato e abbandonato, abbiamo ristrutturato delle piccole casette, li abbiamo trasformati in luoghi di cultura, di aggregazione e aperto le porte al pubblico. I minuti scorrono veloci, argomenti anche impegnativi trattati con parole semplici ma efficaci. C'è il rapporto carcere-lavoro da migliorare. Il carcere ha bisogno di crescere, di cambiare, di innovare. Il lavoro in carcere fa parte di questa innovazione. Oggi poche persone ancora lavorano all'interno del carcere. Se immaginiamo tra 10 anni un carcere in cui lavorano più persone, possiamo avere un carcere diverso, con meno detenuti, che garantisce più sicurezza ai cittadini e un risparmio per tutti noi. Tematica 360 gradi nel modello delle conferenze TED, informazione, storia, esperienza, arte si rincorrono, tutto si può innovare. Da collezione a museo, che significa? Significa passare da spazio espositivo a centro di ricerca, dove giovani talenti, dove studiosi, dove uomini e donne portano avanti le loro innovazioni, le loro idee e le rendono visibili al pubblico.